Grazie, siamo in Ruanda, paese di mille colline, nella diocesi di Kibungo, specialmente nella casa della parrocchia di Bare, la casa Mauro di Bare. Ma prima di parlare della casa Mauro, dobbiamo comunque ricordare Don Luigi Guglielmi, che è stato il nostro caro fondatore. Abbiamo tre case della carità. La prima è stata fondata a Mukarange nel 1995. Stanno preparando il giubileo di 25 anni. Ma avrebbe essere celebrato 3 anni fa, ma c'è stato il Covid-19. Allora, la seconda casa è stato a Cabarondo nel 1999 e la terza di Bare, dove siamo oggi, è stata costruita nel 2005. Allora abbiamo la gioia di dare la parola alla responsabile della casa di Bari. Nitwa Uwimana Egidia, abarigihagarariye ibikorwa mpuza rwa Bare. Mi chiamo Egidia Uimana, sono responsabile della casa di Bare. Gahunda y'urugo rwa mpuza rwa Bare itangira saa 10 za mu gitondo. Sta per parlare del programma della giornata. Dice che tutto comincia alle 4:30 di mattina. Tugakarabya abarwayi bamara kubakarabya tukajya muri kuri saa 11 na 45. Curano gli ospiti e alle 5:45 vanno nella cappella per pregare. Tuviamo i saperi, tuviamo i sacri paruasi, sacri medici. Dopo la cappella vanno in messa in parrocchia nella chiesa parrocchiale alle 6:30. Samoia, tuja kumeza, kafati di koma chamo di tondo. Dopo la messa fanno colazione alle 7. Nyamaya kuva kumeza dutangira imirimo y'umunsi, ubuhinzi, isuku n'ibindi byose bikenerwa mu rugo. Allora, dopo colazione, i lavori cominciano. Alcuni vanno nei campi per coltivare, altri rimangono a casa per cucinare, altri fanno la pulizia dei vestiti e della casa. Saa sita dusubiramo i saperi n'abarwayi. A mezzogiorno vanno ancora in cappella con gli ospiti. Saa sita n'igice tukaja ku meza. A mezzogiorno 30 vanno, mangiano. Saa kumi tukongera kubyutsa abarwayi tukajya muri saperi saa Dopo kumi n'imwe. aver mangiato, gli ospiti si riposano, anche i volontari, e alle 4 cominciano i lavori. Saa moya tuva ku meza, saa moya n'igice tukaryama. Alle 7 vanno a mangiano e dopo vanno a letto. Murakoze. Grazie. Anche Drocera, vorrei dire qualcosa a proposito dei volontari, come lei organizza i lavori con i volontari. Buonasera, buonasera. Mi chiamo Nizeyimana Drocela. Dice che la casa della carità di Bare è aiutata dai volontari dell'unità pastorale di Kibungo. Dove mi cade il ciamo e vi
Allora ogni parrocchia, ogni parrocchia manda i volontari per una settimana e ogni parrocchia deve fare un mese. Fanno praticamente tutto, i lavori nei campi, a casa, la preghiera in cappella, i canti, anche allora la pulizia nelle case, nella, in casa per gli ospiti, tanta bella roba. Allora sono molto contento che quando vengono i volontari, anche loro possono un po' riposarsi. Grazie.